Buongiorno a tutti, ben arrivati. Vi chiediamo scusa per questi pochi minuti di ritardo che cercheremo di recuperare. Purtroppo abbiamo avuto qualche problemino, ma cerchiamo di recuperare. Anche perché il webinar di oggi è abbastanza ricco, ci sono degli interventi di approfondimento a cui non vorremmo sottrarre tempo. Io vi do il benvenuto, sono Sabrina Onano, Performance PA, ci occupiamo della gestione del progetto Informazione e Formazione per la Transizione Digitale, con il quale diamo supporto all'AGID nella realizzazione di iniziative per la diffusione della cultura della formazione e dell'informazione utile per la transizione digitale. Il webinar di oggi fa parte di un ciclo di webinar, molti di voi avranno avuto occasione di seguire anche i precedenti. È un ciclo di webinar che abbiamo pensato di realizzare sulle linee guida per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico. Il primo webinar del ciclo si è svolto il 4 maggio, seguiranno altri due. Il webinar di oggi si focalizza proprio sulle linee guida che sono in via di scrittura e sul lancio della consultazione che verrà aperta per raccogliere contributi su queste linee guida. Questo webinar si colloca all'interno della Open Gov Week, la settimana del governo aperto, che il Dipartimento della Funzione Pubblica, si tratta di un'iniziativa internazionale che in Italia è gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Ci è sembrato importante inserire questo webinar all'interno di questa settimana per le tematiche che tratta. L'obiettivo dell'Open Gov Week è quello di condividere idee, discutere soluzioni, diffondere strumenti per favorire le pratiche di governo aperto. E i temi che rientrano all'interno del webinar di oggi rientrano appieno all'interno di questa tematica. La settimana comprende tutta una serie di eventi. In questo slide vi riporto qualche link. Per chi non avesse potuto partecipare, sono disponibili le registrazioni e sono stati già realizzati. Anche ieri è stato realizzato un webinar sui tema dei dati aperti, che è utile per completare una visione di contesto su quello di cui parleremo oggi. Come vi dicevo, questo webinar fa parte di un ciclo. I successivi webinar sono elencati nella pagina dell'evento su Eventi PA, dalla quale vi siete iscritti a questo stesso evento. I prossimi appuntamenti sono il primo e il 15 giugno e saranno dei focus di approfondimento su alcuni aspetti innovativi che sono stati inseriti in queste linee guida. L'obiettivo è proprio quello di dare una visione d'insieme, aiutare a leggere anche quelle che saranno le nuove linee guida e invitare tutti gli interessati a partecipare, a dare il contributo anche nella redazione di queste linee guida. Vado veloce per cercare di recuperare un po' del tempo perso. Qua il programma della giornata. Antonio Rotundo farà un'introduzione sulle linee guida, raccontando anche il processo di costruzione che è parte integrante delle linee guida, le caratterizza molto la struttura e il contenuto. E i due interventi successivi di Laura Garbati e Vincenzo Travascio, invece, sono dei focus su aspetti, su due temi che riportano importanti novità rispetto alle versioni precedenti. A seguito ci sarà un mio breve intervento dove vi racconterò la consultazione che parte oggi e come si può partecipare per dare il proprio contributo. A questo punto chiederei ad Antonio di attivare la sua webcam per l'intervento. Grazie, Grazie Sabrina, buongiorno a tutti. Io non vedo. Eccole. Allora, buongiorno a tutti. Come diceva Sabrina, in questo primo intervento, in questa prima presentazione, cercheremo di dare in linea di massima, diciamo, quello che è il contenuto di queste nuove linee guida, che da qui a breve saranno sottoposte, poi spiegheremo in dettaglio, saranno sottoposte a consultazione pubblica come prevede la norma.
Le linee guida sono il risultato di un gruppo di lavoro che è stato costituito da AGID a gennaio e praticamente definiscono, lo vedremo meglio nelle prossime slide, rappresentano, diciamo, l'attuazione del decreto di recepimento della direttiva Open Data. Come dicevo prima, a dicembre, l'abbiamo già detto nel precedente webinar, è entrato in vigore il decreto legislativo 200 del 2021 che recepisce la direttiva, la cosiddetta direttiva Open Data. In realtà poi, se andate a vedere il decreto legislativo, non fa altro che fare delle modifiche all'altro decreto legislativo, il 36 del 2006, con cui è stata recepita le precedenti versioni della direttiva PSI, quindi Public Sector Information. Quindi praticamente alla fine il riferimento per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico è il decreto legislativo 36 del 2006. L'articolo 12 di questo decreto, quindi come modificato dal decreto di recepimento, indica e dispone che l'Agenzia per l'Italia Digitale adotti le linee guida che contengono e devono contenere le regole tecniche per l'attuazione del decreto di recepimento della direttiva Open Data. Essendo quindi indicate esplicitamente da una norma che poi fa riferimento comunque all'iter di adozione dato e indicato all'articolo 71 del CAD, a differenza, diciamo, di precedenti linee guida, per esempio le linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, queste linee guida assumono, diciamo, un carattere vincolante, per cui le amministrazioni pubbliche devono seguire le indicazioni delle linee guida nel caso vogliano procedere all'apertura dei dati secondo ovviamente le indicazioni, le disposizioni e le previsioni normative previste nel decreto e nel CAD. Parlavo delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Diciamo che quelle sono state un primo riferimento, diciamo, per la redazione di queste nuove linee guida. Chiaro che poi, passati tanti anni e comunque avendo un carattere, quelle linee guida non vincolante, c'è stata la necessità di riorganizzare alcuni contenuti quando sono stati ovviamente inseriti in questo nuovo documento, oppure c'è stata la necessità di una rivisitazione, di una riorganizzazione e di un aggiornamento ovviamente. Citavo l'articolo 71, l'articolo 71 indica l'iter che poi bisogna seguire per l'adozione formale delle linee guida, per cui ci sarà una consultazione pubblica di cui parleremo poi anche alla fine di questo webinar. Dopo la consultazione pubblica comunque sarà redatto un testo finale, diciamo, che recepisce quando possibile e opportuno le osservazioni raccolte da chi vuole partecipare e quindi poi bisogna richiedere, diciamo, bisogna acquisire i pareri della conferenza unificata e del garante per la protezione dei dati personali per quanto di competenze. Dopo questo iter, praticamente, che richiederà sicuramente qualche mese, AGID può pubblicare il testo finale sulla base, ovviamente, anche di questi pareri. E una volta pubblicate sul sito diventano comunque efficaci. Di questa pubblicazione, poi, come prevede il regolamento per le linee guida e l'articolo 71, se ne viene pubblicato comunque un comunicato nella gazzetta ufficiale. E da allora queste linee guida sono ufficialmente efficaci e vincolanti. La struttura delle linee guida, come per le altre linee guida che AGID emana in base all'articolo 71, queste seguono la struttura definita da uno standard ISO, per cui anche in queste linee guida abbiamo seguito questa struttura e nella
Nel documento trovate almeno quelle sezioni che lo standard ISO indicato segnala come sezioni obbligatorie, per cui dopo una prefazione di introduzione, ma adesso vedremo in dettaglio il sommario, ci sono i capitoli veri e propri, che sono quelli che hanno anche effetto, diciamo, tra virgolette, normativo, oltre ovviamente agli allegati. E questo, diciamo, è il capitolo che poi troverete nelle linee guida, il sommario, scusate, che poi troverete nelle linee guida, per cui dopo i capitoli introduttivi e dopo aver definito l'ambito di applicazione, quindi dove e quando si applicano, devono applicare le linee guida e quando eventualmente non si applicano, chi sono i destinatari delle linee guida, si entra nel merito delle indicazioni vere e proprie per l'applicazione del decreto e della direttiva, per cui un primo capitolo di principi generali che forniscono, diciamo, le indicazioni su come applicare, diciamo, il decreto e la direttiva sui dati aperti dal punto di vista operativo. E poi, ed è questa una delle novità della direttiva, siccome la direttiva introduce alcune categorie specifiche di dati, che sono i dati dinamici, i dati di elevato valore e i dati della ricerca, ovviamente a queste categorie di dati vengono dedicati dei paragrafi in cui sono indicate anche lì delle indicazioni operative. Per i dati territoriali invece la direttiva, ed è anche questa una novità, cerca di coordinare il rapporto tra questa direttiva Open Data e le altre norme che sono applicabili sui dati, tra i quali anche Inspire, per cui dice esplicitamente, ma lo vedremo anche dopo, che per i dati territoriali si applica il contesto normativo, il framework di interoperabilità che è stato costruito con la direttiva Inspire e ovviamente con tutte le norme e i documenti tecnici relativi. E quindi poi abbiamo anche delle indicazioni sui metadati. Altri capitoli riguarderanno aspetti organizzativi e qualità dei dati. Alcune di queste indicazioni, come dicevo all'inizio, sono comunque già state indicate e sono già presenti nelle linee guida emanate qualche anno fa per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Poi c'è un capitolo dedicato agli aspetti legali e di costo, su cui si inserisce, diciamo, tutto il discorso delle licenze, che poi sarà su cui ci sarà il focus e quindi sarà approfondito nella presentazione successiva. In questo caso ci sono evidenti, diciamo, no, novità che poi saranno illustrate dall'avvocato Probati. E poi c'è ovviamente un capitolo sulla pubblicazione dei dati e sugli strumenti di ricerca, in cui si inserisce anche il discorso delle API, diciamo, quindi uno degli strumenti per rendere disponibili i dati, che poi sarà affrontato, diciamo, nella presentazione che Vincenzo Travascio di Agit farà. Ovviamente nel documento, diciamo, sono inseriti alcune indicazioni specificando esplicitamente, diciamo, quando si tratta di indicazioni che sono obbligatorie da seguire, quindi si parla di requisiti. Quando invece sono dei suggerimenti e sono scelte che vengono suggerite, ma ovviamente se ne possono seguire anche altre, quindi non sono obbligatorie, quindi sono indicate come raccomandazione. E in più, siccome su specifici aspetti ci possono essere delle indicazioni, sia normative, sia di regole tecniche, ma anche di eventuali guide, manuali, strumenti che sono prodotti da altre pubbliche amministrazioni, perché ne hanno anche la competenza. Invece l'approccio che abbiamo seguito, invece di ripetere ovviamente le indicazioni che sono di competenza di altre pubbliche amministrazioni o perché derivano da altre norme o sono contenute in linee guida o in guide operative, anche e soprattutto a livello europeo, allora nel documento di linea guida vengono richiamate queste risorse attraverso dei link, e quindi si suggerisce, si indica di seguire le indicazioni date da altre pubbliche amministrazioni per quegli aspetti. Un esempio, tra i dati esclusi dall'applicazione ci sono quelli che
sono indicati nel decreto, sono esclusi, diciamo, dall'accesso nel decreto trasparenza, in quel caso l'ANAC, per esempio, ha delle competenze per definire delle linee guida su quella tipologia di dati. È chiaro che noi non ripetiamo indicazioni che sono fornite da altre amministrazioni, perché, ripeto, ne sono competenti, ma richiamiamo appunto quelle indicazioni. Vado più veloce perché vedo che il tempo scorre. Allora, parlavamo di ambito di applicazione. Ovviamente le linee guida si applicano a tutti i dati, a meno delle esclusioni che sono esplicitamente indicate nel decreto e nella direttiva. Esclusioni che derivano dall'applicazione di altre norme, per esempio, se ci possono essere criticità legate a protezione dei dati personali, allora è chiaro che in quel caso il dato non può essere aperto. Oppure dati su cui c'è diritto di proprietà intellettuale da parte di terzi, è chiaro che quel dato non può essere aperto. Oppure se praticamente aprendo il dato si impatta, diciamo, sulla concorrenza, anche in quel caso il dato non può essere aperto. Quindi c'è un elenco di esclusioni che derivano ovviamente dalle normative e che l'amministrazione che procede all'apertura del dato deve considerare quando decide se aprire o meno quel dato. La novità, diciamo, della direttiva e quindi del decreto e quindi delle linee guida è che queste indicazioni che sono nelle linee guida non si applicano solo alle pubbliche amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico, ma sono estese anche alle imprese pubbliche e private. E questo si lega anche all'articolo del CAD 54, se non ricordo male, che però abbiamo indicato anche nel precedente webinar, quando si dice che quando la pubblica amministrazione dà in concessione un servizio pubblico, allora tutti i dati che vengono generati in quel servizio pubblico devono essere resi disponibili a tutti come dati aperti. Parlavamo dei requisiti e dei principi generali. Ovviamente, partendo dalla definizione di dato aperto e facendo riferimento al modello per i dati a 5 stelle che è noto, e facendo riferimento anche ai standard e formati aperti che vengono indicati negli allegati alle linee guida, i requisiti, diciamo, comuni a tutte le tipologie di dati sono che il dato va reso aperto e disponibile almeno ad un livello 3 nel modello a 5 stelle. Nel caso di più formati, almeno uno dei formati deve essere coerente con questa indicazione, quindi deve essere almeno un livello a 3 stelle. E il decreto poi prevede che in caso di difficoltà sproporzionate, cioè quando per aprire un dato l'amministrazione riscontra, diciamo, delle difficoltà economiche o tecniche che vanno, dice il decreto, al di là della semplice manipolazione, allora può eventualmente non aprire quel dato anche temporaneamente, però in quel caso deve motivarlo e nelle linee guida abbiamo aggiunto anche che deve indicare esplicitamente quali sono queste operazioni che eccedono, diciamo, la semplice manipolazione. Per le specifiche tipologie di dati dinamici, i due requisiti principali sono che devono essere resi disponibili attraverso API, quindi questo è un obbligo, e devono essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta. Quindi, proprio perché sono dati che vengono aggiornati frequentemente, è chiaro che il potenziale, diciamo, che se ne può ricavare, quindi anche il potenziale eventualmente economico che se ne può ricavare dall'utilizzo di questi dati, ha senso se vengono resi disponibili immediatamente, come prevede il decreto e la direttiva. C'è la possibilità di definire questo termine, quindi di renderle disponibili in fase successiva anche con restrizioni tecniche, ma anche qui ci deve essere un provvedimento motivato. Ovviamente il deferimento non deve incidere diciamo, sul potenziale anche economico che hanno i dati, cioè se io li apro dopo che i dati non hanno più valore, non ha più senso, diciamo.
Il decreto individua e la direttiva individua anche la tipologia di serie di dati di elevato valore, cioè dati legati a benefici che sono per la società, l'ambiente e l'economia, che quindi possono creare sviluppo economico. Su questo la direttiva ha individuato sei categorie. Al momento non sono note quali dataset appartengono a queste categorie, perché questa è un'attività e quindi una competenza della Commissione europea. Quindi la Commissione europea dovrà definire attraverso regolamenti quali sono questi dati di elevato valore che saranno quindi comuni a tutti gli Stati membri, proprio per evidenziare ancora di più il potenziale economico. Anche in questo caso dovranno essere resi disponibili attraverso API e gratuitamente, con alcune eccezioni, eccezioni che sono: se praticamente si incide sulla concorrenza rendendo aperti quei dati, se sono di proprietà di biblioteche, musei e archivi, perché in quel caso ci sono normative specifiche che bisogna applicare, e se la pubblica amministrazione con quei dati ha comunque, diciamo così, un business, e quindi quello deve essere comunque salvaguardato. Vado veloce. L'altra categoria individuata dal decreto e dalla direttiva sono i dati della ricerca, e su questo il requisito più importante, più esplicito, diciamo, nel decreto, è che devono seguire i cosiddetti principi FAIR, quindi principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità. Per ciascuno di questi principi, poi nelle linee guida vengono date delle indicazioni, anche qui obbligatorie, per fare in modo che questi dati siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. Ovviamente la raccomandazione è che questi principi poi vengano utilizzati e adottati anche per tutti gli altri dati. Sui dati territoriali, lo dicevo, non c'è una disposizione specifica, diciamo, nel decreto e nella direttiva, se non il rimando alle regole tecniche specifiche definite nell'ambito di Inspire, e ovviamente tutte le norme collegate, diciamo, a questo framework. Ovviamente, quando i dati territoriali sono anche dati dinamici o dati di elevato valore o dati della ricerca, si applicano anche i requisiti che sono stati definiti per queste tipologie di dati. Nelle linee guida viene esplicitato anche che i servizi di rete che sono richiesti da Inspire, proprio perché sono in corso di implementazione ormai da diversi anni, proprio per la definizione che viene data di API, che viene data nelle relative linee guida, e di cui ovviamente si parlerà, come dicevo prima, nella presentazione di Vincenzo Travascio, sono considerati, diciamo, come a livello di API. Questo significa che l'amministrazione che ha già implementato Inspire e rende disponibili i servizi di rete richiesti da Inspire, quelli sono già, rispondono già a questo requisito. Il decreto non fornisce indicazioni, diciamo, sugli aspetti organizzativi, ma le linee guida, proprio riprendendo e riorganizzando, diciamo, le indicazioni che erano già presenti nelle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, ripetono, diciamo, indicano alcune raccomandazioni sul processo di apertura dei dati, quindi un processo virtuoso che porta alla pubblicazione di dati di qualità, seguendo, diciamo, queste fasi che vengono indicate. Sugli aspetti organizzativi, alcuni degli aspetti organizzativi riguardano ruoli e responsabilità, quindi nelle linee guida, proprio per l'autonomia, diciamo, organizzativa che ogni amministrazione pubblica ha, non abbiamo individuato un modello generico e comune, unico, diciamo, per la gestione di questo processo, ma viene dato un ruolo essenziale e importante, diciamo, al responsabile per la transizione digitale, che secondo la circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione può istituire eventualmente gruppi di lavoro su tematiche specifiche, tra cui anche quello dei dati aperti. Quindi si suggerisce, come era già presente nelle vecchie linee guida, la costituzione di un gruppo di lavoro che si dedichi all'implementazione di queste linee guida, quindi apertura dei dati e riutilizzo dei
dei dati che vengono aperti. Si raccomanda anche un percorso di apertura definendo delle priorità di apertura anche in relazione agli obiettivi del piano triennale e poi invece quello che è obbligatorio è che la direttiva e il decreto hanno rivisto, diciamo, e ridefinito la procedura delle richieste di riutilizzo, cioè qualsiasi utente cittadino, anche per altra pubblica amministrazione eventualmente, può richiedere, diciamo, di aprire determinati dataset. In questo caso abbiamo definito una procedura in cui anche qui il ruolo del responsabile per la transizione digitale è abbastanza importante, fermo restando che comunque la singola amministrazione ha la possibilità di definire una propria procedura, rispettando comunque i termini temporali che sono indicati nel decreto, perché comunque alla richiesta di riutilizzo bisogna rispondere entro un determinato tempo definito dal decreto. Sulla qualità dei dati, anche qui riprendiamo le indicazioni che sono già conosciute. Ovviamente il dato deve nascere come dato di qualità, ma a prescindere se sia aperto o meno, si indicano gli standard che si devono seguire. E la raccomandazione è quella di garantire almeno quattro caratteristiche di qualità che sono indicate nello standard 25.0.12 delle 15 previste da questo standard, attraverso le misure che vengono indicate nello standard 25.0.24, che sono già indicate in una determinazione di AGID del 2013. L'ultima parte, diciamo, è dedicata agli strumenti per la ricerca, perché il decreto ovviamente richiede che le pubbliche amministrazioni rendano disponibili questi dati in una modalità che siano facilmente, diciamo, reperibili e utilizzabili. Vengono ridefiniti i ruoli, vengono comunque evidenziati anche in questo decreto i ruoli dei cataloghi nazionali, quindi a partire dal catalogo dei dati aperti, dati.gov.it, che è il riferimento per la ricerca dei dati aperti, e per i dati territoriali, il repertorio nazionale dati territoriali. In questa slide vedrete anche le relazioni tra questi due cataloghi e tra i cataloghi nazionali e quelli europei. A questo è collegato anche un aggiornamento delle linee guida per i cataloghi dati che denominiamo, diciamo, guida operativa, per distinguerlo proprio dalle linee guida che, come dicevo all'inizio, hanno un carattere vincolante, e quindi sui metadati poi si ribadisce quello che è già noto, cioè che per i dati che sono diversi dai dati territoriali si deve seguire il profilo di DPTAPT, per i dati invece territoriali si segue il profilo ISO Inspire RNDT, e i due profili sono comunque interoperabili. Ultima slide, mi scuso per qualche minuto di ritardo, era per sintetizzare, diciamo, il processo che ha portato alla definizione delle linee guida. Come dicevo all'inizio, le linee guida sono il risultato di un gruppo di lavoro che ringrazio e che è stato costituito dalle amministrazioni che hanno, su base ovviamente volontaria, voluto partecipare. Questa linea guida, nella versione finale, che poi sarà sottoposta alla consultazione pubblica, saranno condivise poi con la rete dei responsabili della transizione digitale e con le amministrazioni che sono coinvolte nella consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale, che fa riferimento al framework Inspire, proprio per coinvolgere più amministrazioni possibili anche in fase di definizione delle linee guida, e poi saranno, come dicevo all'inizio, sottoposte a consultazione pubblica attraverso diversi strumenti, proprio perché per essere più inclusivi possibile. Quindi su Docs Italia, che è uno strumento noto e che viene utilizzato generalmente per le consultazioni sulle linee guida, ma abbiamo voluto aggiungere anche la piattaforma Partecipa PA, su cui poi ci sarà la presentazione finale di Sabrina Unano del Formez, per dare delle indicazioni più precise per la partecipazione. E per chi non utilizza questi due strumenti, sarà disponibile anche un template per la consultazione che utilizza ISO per la consultazione sui propri standard,
che sarà che gli utenti, diciamo, che non utilizzano questi due strumenti che ho citato prima, possono utilizzare proprio per garantire la più ampia partecipazione possibile. Poi nella presentazione finale di Sabrina ci saranno anche dettagli su come eventualmente partecipare. Grazie, scusatemi per il minuto di ritardo, ma credo che sia stato importante. No, grazie, grazie Antonio per aver cercato di recuperare il ritardo, ma indubbiamente l'intervento era molto, molto denso di informazioni, quindi si poteva fare più di tanto. Lascio subito la parola a Laura Garbati che, come ci ha anticipato Antonio, fa un approfondimento proprio sulle novità relative alle licenze che sono state oggetto di lavoro di un gruppo di lavoro dedicato. Grazie Laura. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Come anticipato, sono qua in rappresentanza di un gruppo di lavoro ristretto, specifico, che si sta sforzando di implementare questo paragrafo delle linee guida, quindi è doveroso richiamare anche la collaborazione dell'Avvocato Ragone e della Dottoressa Tafi, rispettivamente della Regione Puglia e l'IGM, con cui stiamo ancora lavorando, perché l'obiettivo qua e condividere un work in progress, soprattutto con l'auspicio di suscitare una collaborazione attiva e costruttiva quando le linee guida andranno in consultazione, proprio perché la collaborazione è un elemento fondamentale quando si punta alla standardizzazione e alla massimizzazione dell'interoperabilità. Faccio partire anche un ulteriore timing, così vediamo se la mia scarsa tendenza alla sintesi riesce a essere domata. Qui ci limitiamo a dire dove eravamo. Queste erano più o meno le indicazioni della precedente versione delle linee guida. Avevamo una tabella di compatibilità singola e con molti gialli, non scorrettamente sostanzialmente. C'era un suggerimento riferito alla licenza BAI e evidentemente fortemente sconsigliate l'indicazione della non compatibilità di determinate clausole con il concetto stesso di dati aperti, qui dove siamo partiti. In realtà molte cose sono successe, tra le varie, ma ce ne potrebbero citare molte. Evidentemente avete già sentito tante volte parlare della nuova PSI Directive, ma abbiamo anche la Commissione che ha preso una posizione dopo uno studio, il Reuse Policy, a favore della propria documentazione di un certo tipo, quindi adottando la Creative Commons. Abbiamo un iter attuale di una nuova proposta nell'ambito della Data Strategy europea che in questo momento recentemente ha ricevuto rispetto alla proposta della Commissione la controosservazione del Parlamento. Le cito perché, non perché a parte le prime due evidentemente impattino in modo massivo sul concetto della licenza, ma sul discorso della strategia dei dati in generale, indicano un orientamento importante. Si ampliano gli ambiti, abbiamo visto ricerca, abbiamo visto concessionari di dati. La gestione della data governance diventa sempre più sovranazionale, diventa un key factor anche per altri concetti, qui non li ho citati, ma sappiamo il discorso relativo a tutto l'approfondimento europeo sull'intelligenza artificiale. Ci sono nuovi soggetti, nuove soluzioni, l'altruismo dei dati, per cui diventa nella sostanza sempre più importante evitare di porre alla libera circolazione dei dati limiti e condizioni che magari sono sproporzionati rispetto agli obiettivi per cui sono stati posti. Quindi non liberi tutti necessariamente, ma non ops, non lo posso utilizzare, ma magari avrei potuto. Scusatemi la battuta. Quindi quali sono gli obiettivi che ci si è posti come gruppo nel continuare il percorso delle precedenti linee guida? Aumentare la consapevolezza, perché spesso le licenze sono importanti e tecnicamente vengono trascurate o non gli si pone il focus che degno o al momento opportuno. Ma perché? Perché è importante anche comprendere qual è il loro ruolo. E nel loro ruolo è importante anche disseminare la conoscenza per poter ottenere una standardizzazione di linguaggio, di concetti e magari quindi anche di soluzioni. E questo vuol dire diminuire l'incertezza. Perché?
perché l'esperienza ha dimostrato che aprire il dato non è sufficiente per renderlo interoperabile, per permettere un merge comunque sereno, immediato, in modo che l'ente pubblico, il funzionario pubblico possa operare serenamente. Se deve fare un approfondimento di un mese, spesso la soluzione è fermarsi. Quindi bisogna operare per aumentare l'interoperabilità e questo vuol dire anche aumentare il riuso e la qualità. Lo sforzo, insomma, è stato cercare di semplificare il lavoro quotidiano senza però non sporcarsi le mani quando la complessità richiede un'analisi. Tutto questo sempre con la consapevolezza che non sempre si raggiunge l'ambizione da cui si partiva, ma che comunque non bisogna smettere di provare. Ho trovato questa citazione, mi piaceva anche un'altra che riporto a voce. Che lo successo, diceva Churchill, è il passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo, che sicuramente abbiamo. Quindi abbiamo parlato di aumentare la consapevolezza, quindi le linee guida parleranno anche dei dati, parleranno del diritto sui generis, almeno lo accenneranno, perché spesso quando si parla, è vero che la 36.006 parla di documenti, quindi anche di singoli contenuti, ma i dati poi sono soprattutto i dataset, in cui spesso non c'entra il copyright, ma il diritto sui generis. Quindi distinguere, fornire un excursus aggiornato degli strumenti di cui stiamo parlando. Evidentemente io mi sto focalizzando sul paragrafo sulle licenze, ci sarebbe tanto da dire sull'interscambio e la pubblica amministrazione, ma il gruppo di lavoro è grande perché le competenze sono tante e collaborano insieme. Quindi abbiamo voluto includere anche licenze recenti, quelle della Free Software Foundation, la CDLA, che sono però interessanti. E abbiamo provato a proporre delle soluzioni operative, checklist, un concetto di apertura del dato by design, anche perché l'esperienza ha portato a scoprire che alle volte si fanno degli sforzi virtuosi per poi magari scoprire a valle che però il processo di apertura è bloccato perché c'è un'incompatibilità a monte. Evidentemente tutto ciò cercando di diffondere anche la conoscenza sulle norme, le prassi su cui si fonda tutto quanto. E quindi qui ho solo riportato due concetti che sono stati la base però del nostro ragionamento, no? Un considerando della direttiva e il precipitato nelle norme sulla trasparenza che non sono il 36.006 ma si intersecano anche per richiamare che c'è una varietà, avremmo potuto anche richiamare quelle sull'accesso al dato ambientale. Tutte queste norme hanno un comune denominatore, massimizzare l'assenza di condizioni che vanno però limitate quando c'è un motivo, al massimo alla citazione della fonte, poi la considerando richiama anche giustamente l'uso corretto dei documenti, la normativa sulla trasparenza richiama l'integrità, la garanzia di non alterazione. Allora, basandosi su questo e cercando anche di mettere in pratica i principi che vi ho condiviso, da una parte in queste linee guida si è orientati evidentemente a confermare che non sono idonee, non corrispondono al concetto di dati aperti e quindi non sono compliance con la norma, licenze che possano includere il divieto di uso per fini commerciali o il divieto di modifica. E si è riconfermata per motivi che qui accenneremo. La Creative Commons by la 4.0, che è la licenza più adatta a gestire anche i dataset, e quindi anche il diritto sui generis, che la 2.5 non citava e la 3 citava per rinunciarvi, quale standard? Ma si è andati oltre. Anche sulla base della normativa che mi sono limitata a accennare precedentemente, è utile rimarcare come anche la clausola share alike per il suo effetto virale è fortemente sconsigliata perché per quanto nasca la share alike, potrebbe discutersi a lungo per motivi virtuosi, un po' come il copyleft nel software, cioè impedire la chiusura di un dato, quindi promuovere la ricircolazione delle integrazioni, il fatto che ogni licenza poi non sia esattamente identica all'altra per quanto riproduca la share alike crea poi un blocco nella ricondivisione. Inoltre, si è presi posizione, si è cercato di essere più forti nelle prese di posizione proprio per massimizzare quello standard che ancora una volta la stessa esperienza prima di un altro ragionamento dimostra essere la via più semplice
per semplificare il lavoro quotidiano di chi utilizza e redistribuisce i dati. Quindi, anche se c'è il principio che sappiamo dell'open by default, anche se il legislatore europeo accenna anche a una licenza come una possibilità, qui è bene per i nuovi dataset apporre una licenza, perché è lo strumento per togliere ogni dubbio, anche quando c'è un database e potrei ragionare sull'open by default, ma magari da qualche parte nel sito, nelle note legali, c'è una licenza, devo andarla a cercare, c'è la licenza. La licenza deve essere la più semplice possibile, la più chiara e apprensibile. Per i nuovi dataset, quindi, adozione della CC BY, e se non adotto la CC BY, devo, questa è una novità importante, in questo momento l'impostazione è questa, è giusto dire in questo momento perché è opportuno richiamare che c'è un work in progress che sarà anche soggetto alla consultazione pubblica e vi già ringrazio fin d'ora. Bisogna motivare una scelta diversa dalla CC BY, che potrebbe anche essere necessitata perché ho fatto un mashup con una share alike, salvo che io adotti come licenza per il mio dataset la CC0 o la permissive, la CDLA permissive. Il tempo qui è tiranno, abbiamo solo più 10 minuti, non è possibile fare un approfondimento, ma l'ispirazione qui è stata l'orientamento della Commissione europea che ha adottato la CC BY 4.0, ma per era data ha adottato anche la possibile alternativa della CC0 e abbiamo pensato, vedremo poi anche nella definitiva, di includere al momento, proporre l'inclusione della CDLA permissi, che è una licenza molto simile a un waiver. Sono due licenze che hanno un'altissima compatibilità e quindi creano pochi problemi, direi zero la CC0, come vedremo, per l'interoperabilità. Inoltre, poiché i dataset magari attualmente già pubblicati hanno licenze, passatemi il termine, vecchie, allora è raccomandato l'aggiornamento ai dataset già pubblicati, perché anche le licenze tra le varie versioni possono creare difficoltà di gestione, anche se non blocco, e poi è raccomandata la semplificazione dell'attribuzione, sempre nell'ottica di tutelare, ma nella misura necessaria. Anche qui non possiamo approfondire più di tanto, ma il concetto è, poiché ad esempio, la Creative Commons by 4.0 dice tu devi riportare tutta una serie di elementi, l'attribution, il copyright, perché attenzione, poi c'è la fonte, c'è l'autore, c'è il costitutore, ma nella misura riportata. Allora, l'ente pubblico spesso è interessato a che sia richiamato l'origine come propria e basta. Allora, l'adozione di una dizione più standardizzata possibile anche di questa formula semplifica al tempo stesso, rende immediatamente apprensibile, quindi semplifica il processo di riutilizzo, ma anche la gestione di quello che è lo stack of attribution, l'eventuale accumularsi di condizioni compatibili fra loro, ma che ci si porta dietro sostanzialmente. Ho solo più 8 minuti e quindi corriamo. Allora, ecco perché ho messo prendere posizione, perché lo sforzo è proprio questo, sbagliando magari, essendo imperfetti, siamo qui, chiediamo collaborazione anche per questo. Quindi abbiamo provato a elaborare anche nuove matrici di compatibilità, che dicano posso rilasciare, ma anche posso rilasciare con le licenze che sarebbero le migliori e quali sono, se posso, gli elementi da gestire, distinguendo tra un'operazione che prevede l'acquisizione di un database e la sua elaborazione, insomma, parliamo di opera derivata, pur sapendo, insomma, tutte le difficoltà di applicare a un concetto come il database, oppure il mashup, anch'esso messo tra virgolette, perché non c'è un solo modo di utilizzare più fonti diverse per creare una terza fonte, magari a cui aggiungo anch'io delle implementazioni. E abbiamo provato anche, e qui c'era il concetto semplificare senza semplificare, a non sottrarci all'introdurre dei concetti che le licenze più utilizzate nei diversi ambiti hanno e che si distinguono fra loro, come il famoso Produced Work, che è della ODBL, che è la licenza che chi si occupa di dati territoriali sicuramente conosce, perché è la licenza attualmente utilizzata per l'OpenStreetMap Foundation, e il concetto di database, collective database, cioè quella modalità di utilizzo che in realtà non crea un mashup, ma pesca i dati, poi i tecnici non mi picchino se sono un po' semplifico, un po' troppo davvero in questo caso, senza mescolare le fonti originarie, senza e questo implica la mancata applicazione della viralità
fra questi database. Le misure tecnologiche di protezione che alcune licenze citano per vietarle, altre no, e le licenze che le citano, peraltro, con somma gioia, immagino, di tutti quanti presenti, no, nello stesso modo. E poi abbiamo anche voluto, e però ve l'ho già accennato in anticipo, approfondire il concetto di attribution, che può essere declinato a condizioni diverse e con sfumature diverse. Chiaramente questo sforzo di matrice di compatibilità, lo dico con la mano sul cuore, è un punto di partenza e non di arrivo, ma comunque abbiamo voluto partire. Allora, le slide successive vogliono mostrarvi le beta, sottolineando che sono delle beta. Mi scuso, sono scritte come le scrittine in piccolo dei mutui, ma ve lo commenterò. Qui abbiamo quello che vi dicevo, cioè si è riportato il concetto dei collective database, produced work, lo tradurremo anche, delle misure tecnologiche, come vedete qua, distinguendo l'ODBL e la CC BY come vengono citate, e poi il concetto comunque interessante che è contenuto solo nella CDLA, dei risultati dell'uso computazionale, cioè questa nuova licenza è quella anche che si preoccupa dell'applicazione sul database di determinati algoritmi dell'intelligenza artificiale. Questi colori sono una leggenda delle tabelle che vedremo perché da una parte abbiamo indicato con verde un mix che è pubblicabile con le licenze auspicate, il giallo è pubblicabile ma con le licenze diverse dall'auspicabile, il rosso è un blocco, quell'arancione vedremo tiene conto di alcune interpretazioni di incompatibilità tenute da alcune community e quelle arancioni compatibilità richiamate da alcune licenze, ad esempio l'EOD.1 è stata dichiarata compatibile con la CC BY Share Alike, per dire, da alcune fonti. Allora, ecco, qui un'ulteriore guida vorrebbe essere guida operativa, quando posso rilasciare, ma devo ricordarmi alcune cose, ad esempio posso mescolare le licenze con la CDLA permissive e la CC BY, ma devo ricordarmi che la CC BY mi richiede di segnalare se ho fatto delle modifiche, di richiamare l'attribution e il copyright nella misura predisposta dal licenziatario nella forma più ragionevole possibile, devo riacchiamare il testo della licenza, ad esempio la IOD dice se possibile, ma la CC BY dice richiamo il testo della licenza. E poi alcune, e quindi qua abbiamo provato a fare una mappa, sono quelle che hanno il concetto di uso risultati di uso computazionale, alcuni hanno il concetto di collective database, altri no, e alcuni hanno il concetto di DRM, altri no. E mi sono, in questo momento non abbiamo inserito l'ulteriore concetto per non dare confusione del fatto che alcune licenze non prevedono, espressamente escludono che le regole si applicano ai contenuti ed altre no, ma insomma vorrei che uscisse con un senso di speranza e non di confusione. Quindi, giusto alcuni esempi di quello che in questo momento è, per dirvi, come vedete la CC0, questa è l'idea di parto da un database, questo forse non vedete il mio cursore, ma nella colonna verticale, e voglio uscire con la licenza indicata nella prima riga. Allora, la CC0, come vedete, è la licenza che senza dubbio è compatibile con tutti, perché in realtà non è nemmeno una licenza, ma ahimè, solo in forma unilaterale. Altro esempio, come dire, è un mix. Io esco in CC BY, perfetto, e ho preso da una CC BY. Benissimo, ricordiamoci di citare la fonte originale, indicare le modifiche, richiamare il testo della licenza, questo è il problema minore. Voglio uscire con una IOD, ma ho messo un verdone in questo momento. Perché? Perché, vero, la CC BY non è uno share alike, però c'è il DRM che la IOD non prevede. Devo richiamare tutte le indicazioni che ho già richiamato in precedenza. Quindi è probabilmente possibile perché la CC BY distingue il materiale licenziato dall'adapted material, ma è un profilo che già sotto il profilo della gestione dell'attribution diventa più articolato. L'altra matrice è invece quella dei mashup, cioè ho preso qui, evidentemente non sono in grado di creare tetraedri, per cui diciamo, ho ipotizzato l'uso di due fonti, quindi licenza dell'opera 1 e licenza dell'opera 2, posso uscire, non posso uscire, posso uscire con quale licenza. Ad esempio, ho preso una fonte IOD, ho preso una CC BY, aiuto solo 2 minuti.
posso uscire ricordando tutto quello che ci siamo detti prima. È la versione al contrario di quello che è l'ultima ipotesi presa prima. Quindi posso uscire, sì, ma ricordiamoci il testo della licenza, se possibile, la fonte. Altro esempio, anche semplice, ho preso una fonte che CDLA permissive, ho preso una fonte share alike, posso uscire ma con share alike, a meno che io non abbia bussato alla porta del proprietario, anche questa è una prassi che va citata, della licenza share alike e gli abbia chiesto il permesso se... Ma questo ci torneremo. Qui due citazioni un po' più complicate. Ho preso una fonte ODBL che è uno share alike, ho preso un altro share alike e quindi non sono share alike che si parlano fra loro, hanno condizioni diverse. Tuttavia devo anche ricordare che l'ODBL è il concetto di collective database, quindi magari se lo so posso progettare il riutilizzo di questi database in un modo di bloccare la viralità di uno dei due. E c'è sempre il concetto dell'ODBL, sempre del produced work, che è qualcosa, l'esempio classico è il dato geografico, no? E il database geografico è l'origine, la mappa è il produced work che può essere licenziato in un altro modo. E quindi posso magari individuare delle soluzioni compatibili. Qui è proprio stato un esercizio, e qui ho. Invece la CDLA sharing e l'ODBL, quindi tutto quello che ci siamo detti sullo collective, sul produced work, sempre ricordando che se pubblico un produced work devo però anche ripubblicare le modifiche, quindi punti di attenzione. E poi la CDLA invece, se sto utilizzando questi dati per un processo che poi verrà masticato, che termine terribile, dall'intelligenza artificiale, una delle due licenze mi risolve già il problema dell'output. Questi esempi, da una parte, e vado a chiudere, danno testimonianza dello sforzo fatto e che sicuramente potrà essere corretto e lo spieghiamo fortemente durante la consultazione perché ci sono temi che grosse community sono confrontati senza nemmeno magari sempre trovare la soluzione. Qui adesso non ho commentato, ma qui vedete l'arancione, la CC BY 4.0 l'ho messa in arancione in combinazione con l'ODBL perché sappiamo che OSME ha ritenuto non certamente compatibile la CC BY 4.0 con la loro licenza per come gestisce il database, il DRM e per come in realtà OSM cita gestisce l'attribution. Quindi sono profili che non possono essere risolti comunque per sempre con una tabella, perché c'è sempre un profilo interpretativo ed è questo l'importante di lavorare anche sulla standardizzazione. E vado all'ultima slide. Allora, dico, vabbè, ma hanno riconfermato la CC BY, è cambiato qualcosa? Sì, è cambiato qualcosa, la nostra opinione, però evidentemente, dicevo con le colleghe ieri, noi auspichiamo una consultazione vivace, anche critica, fortemente critica, le matrici lo so, attirano i commenti più forti, ma sono tutti benvenuti. Perché con tutta l'umiltà del mondo è importante ottenere un risultato il più condiviso e il migliore possibile nell'interesse della pubblica gestione della conoscenza. Noi crediamo comunque che più consapevolezza, una dissemmissione e un approccio operativo, quindi non solo cosa fare, ma come e perché sia veramente utile. Perché il linguaggio comune è la base. Lo standard è più possibile flessibile, abbiamo detto CC BY, ci sono ottimi motivi che richiamiamo anche quelli ricondivisi anche dalla commissione per la reuse policy. Sappiamo poi che ci sono opinioni diverse, la CC 0 è fortemente sostenuta, ma massimizzare la reusabilità è l'obiettivo nel rispetto degli interessi in gioco che ci sono e non vanno sempre dimenticati. Insomma, lo sforzo è comunque nuovo per tracciare strade che liberino davvero, anche lavorando magari sulla tolleranza. Perché l'obiettivo poi spesso è riutilizzare conservando un'attribuzione, la fonte, che è anche a tutela del licenziatario, pensiamo alla normativa, ai metadati, le indicazioni anche di SPARE. Quindi la chiusura è un auspicio di massimizzare la collaborazione e il coordinamento per rendere un patrimonio pubblico veramente pubblico, nell'interesse di tutti, magari sbagliando, ma andando avanti. Io vi ringrazio. Ho un po' sforato anch'io e spero di sentirvi nella consultazione. Grazie ancora a tutti. Grazie, grazie, grazie Laura.
Chiedo adesso a Vincenzo di attivare la sua webcam, il suo microfono e fa la sua presentazione sulle. Buongiorno, mi sentite? Pronto, mi sentite? Chiedo scusa. Perfetto. Un po' basso, Vincenzo. Sì, provo ad alzare i volumi. Buongiorno, allora, come dicevano i colleghi, io mi concentrerò su un aspetto specifico, cioè una delle possibilità di distribuzione degli open data. In particolare mi concentrerò sulla possibile distribuzione basata su API. Che cosa sono le API? La prima domanda che dovremmo porci, anche per in qualche modo disambiguare il termine. Sulla letteratura scientifica per API è l'acronimo di Application Programming Interface. Che cosa indica? Indica un insieme di procedure, funzionalità e operazioni che sono rese disponibili al programmatore per realizzare specifiche attività all'interno di un'esecuzione di un programma. Intorno al termine API poi è stata coniugata la variante Web API che rappresenta lo stesso concetto dove aggiunge sostanzialmente la caratteristica che la possibilità del programmatore di utilizzare l'API non avviene in locale, ma avviene attraverso praticamente uno scambio remoto basato sul protocollo HTTP. Provo a banalizzare sostanzialmente una chiamata remota attraverso internet. Sempre all'interno del dominio di nostro interesse, dobbiamo anche considerare il termine web services. Che cosa sono i web services? È una modalità agnostica dalle tecnologie che permette sempre di effettuare chiamate remote per recuperare funzionalità o dati. Io mi concentrerei molto, considerato il tema di questo webinar, sul concetto di andare a richiamare, cioè andare a recuperare dei dati attraverso sostanzialmente sempre la rete, ma dove la costruzione dei messaggi, cioè degli oggetti scambiati, è caratterizzata dall'utilizzo della codifica XML. L'ultimo tema invece di estremo interesse, ed è qui che in realtà si sta creando confusione negli ultimi anni, è l'utilizzo del termine API per indicare, per sostanzialmente associarlo in maniera univoca ad una particolare tecnologia che è detta API REST, API Representation State Transfer, che utilizza sempre il protocollo HTTP e attraverso questo permette di sostanzialmente permette ad un programmatore di recuperare o servizi, future, procedure, per quello che interessa a noi, dati attraverso una comunicazione machine to machine presenti su un altro dispositivo. Che cosa ci interessa a noi sapere per quanto riguarda il contesto degli open data. Partiamo proprio da una delle osservazioni che ha fatto Antonio all'inizio della riflessione in cui ha raccontato le linee guida open data, cioè le linee guida open data parleranno sostanzialmente di quali sono i dati che io devo esporre in open data, quali sono le azioni che devo realizzare per un corretto comportamento dell'applicazione della norma e degli standard indicati dalla norma, ma non ripeterà altri elementi che sono già presenti in un framework costruito da Agid in questi ultimi anni, in particolare il framework che abbiamo chiamato modello di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni. Utilizziamo un acronimo oramai che si sta diffondendo, MODI, che è l'insieme delle regole che Agid ha emanato per aiutare le pubbliche amministrazioni e per indicare alle pubbliche amministrazioni quali sono le tecnologie e quali sono i modi per utilizzare queste tecnologie per dare seguito ad interazioni machine to machine tra macchine remote. Nell'ambito del MODI, per evitare problemi, proprio considerato che in letteratura oramai ci sono vari termini che si sovrappongono, noi uti abbiamo utilizzato il termine API per indicare indifferentemente sia le web API, quindi le API che abbiamo detto che genericamente utilizzano il protocollo HTTP, sia le API Web Services, quelle che abbiamo detto in precedenza che si basano sullo stack XML, e le API REST che rappresentano ad oggi una delle tecnologie più innovative e che si stanno diffondendo con un enorme,
con un'enorme velocità all'interno del mondo dell'ICT. Il framework attualmente è costruito da fondamentalmente tre linee guida che Agile ha emanato nel 2021. Le tre linee guida in particolare sono le linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni, in cui sono individuate le tecnologie che le PA possono utilizzare, sono indicate come le tecnologie devono essere utilizzate, definendo due concetti basilari, quelli che noi abbiamo chiamato pattern e profili. Quindi i pattern rappresentano dei comportamenti standard che le pubbliche amministrazioni devono utilizzare per realizzare specifici obiettivi. Per farvi un esempio molto rapido, vengono individuati quali sono le modalità di interazione, quindi ripercorriamo fondamentalmente quello che nella lettura viene indicato come map, quindi individuiamo in che modo devono essere implementate interazioni sincrone, interazioni asincrone e in particolare per le interazioni asincrone abbiamo sviluppato due modalità distinte. I profili invece rappresentano delle combinazioni complesse per risolvere problemi che non possono essere conclusi in una singola iterazione. Un esempio su tutti è il non ripudio delle parti, cioè assicurare che una volta che un messaggio è stato scambiato tra due sistemi informatici, perché il soggetto di interesse sono i sistemi informatici, i due sistemi non possono ripudiare il messaggio inoltrato e ancor più il messaggio ricevuto. Questi sono elementi che voi mi insegnate nascono dall'esigenza di garantire lo scambio tra pubbliche amministrazioni per dare gli effetti dello scambio effettuato tra esse, per dare gli effetti normativi dello scambio effettuato da esse. La seconda linea guida che abbiamo emanato ad ottobre del 2021 come Agid è la linea guida tecnologie standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API. Quindi questo tomo si concentra a individuare le tecnologie applicabili per garantire la sicurezza di uno scambio e aggiunge elementi e raccomandazioni da praticare. Il modello è molto similare alla descrizione che vi ha fatto Antonio per quanto riguarda le linee guida open data in evoluzione, quindi inizialmente sono indicati i vincoli obbligatori da applicare e sono date una serie di raccomandazioni per sostanzialmente ottimizzare lo scambio tramite API. L'ultimo elemento molto importante all'interno del framework, è rappresentato dalla linea guida infrastruttura tecnologica della piattaforma digitale nazionale dati. Questa linea guida tendenzialmente individua una componente nazionale, che all'interno del sistema della pubblica amministrazione tecnicamente rappresenta un authentication authorization server, per garantire l'autenticazione dei sistemi che scambiano le informazioni. Quindi è un luogo tecnologico dove sostanzialmente viene effettuata questa azione, ma è anche un luogo amministrativo dove in qualche modo viene standardizzato il processo di definizione amministrativa di una relazione tra due amministrazioni, cioè sostanzialmente viene standardizzato e immaginiamo semplifichi il processo per permettere l'accesso a un dato da parte di una pubblica amministrazione. Questa componente so che è stata già raccontata nel webinar e per quanto riguarda gli open data dobbiamo fare delle osservazioni che un po' più interessanti che farò nelle prossime slide. Volendo andare con maggior precisione di cosa troverete e quindi l'invito è che nel momento in cui si applicheranno una pubblica amministrazione dovrà realizzare una API per esporre degli open data, l'invito è comunque di utilizzare tutte le indicazioni che abbiamo riportato nelle linee guida interoperabilità tecnica, linee guida sicurezza API e linee guida PDNP. In particolare all'interno delle linee guida interoperabilità tecnica sono costruite intorno al concetto di e-services. Che cos'è un e-services? L'e-service è un servizio erogato
via internet, oppure attraverso una rete privata, perché non disconosciamo la possibilità che le services, oltre a essere un elemento di scambio tra amministrazioni, possa essere anche un elemento di scambio all'interno dell'amministrazione. L'applicazione delle linee guida Manave Agile ha obbligo per quanto riguarda l'interconnessione, cioè quindi lo scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni differenti. All'interno del singolo dominio di una PA, la PA può decidere in base alla sua organizzazione se attuare o non attuare un modello orientato ai servizi. Esiste sempre all'interno delle linee guida due concetti fondamentali che sono l'erogatore, quindi il soggetto che rende disponibile un e-services, e il fruitore, il soggetto che utilizza un e-services. Come si caratterizzano gli e-services? L'e-services si caratterizza in termini informali attraverso quello che noi abbiamo definito un descrittore dell'e-service. Permettetemi di dire, è quella descrizione orientata all'essere umano per comprendere qual è l'offerta del servizio, quindi nel caso degli open data, qual è l'open data dichiarato. Però questa descrizione, come vi dicevo, è informale, quindi serve all'essere umano per comprendere che cosa ritrova all'interno di quell'API. Ogni API deve essere poi accompagnata invece da un elemento formale, un interface definition, una definizione formale dell'API attraverso un IDL. Le linee guida indicano anche quali sono gli strumenti, i linguaggi formali da utilizzare per descrivere l'API, sia in caso REST sia in caso SOAP. E l'ultimo elemento fondamentale in generale per il concetto di API, ma che in realtà richiede una riflessione per gli open data, è la costruzione di una relazione. Cioè, l'API per sua natura non è offerta a chiunque, ma è offerta solo ai soggetti che hanno diritto. Su questo però noi dobbiamo fare una riflessione. Per quanto riguarda gli open data, una delle condizioni che caratterizza gli open data è che per sua natura è un dato che è disponibile a tutti. Quindi le API che verranno realizzate per offrire gli open data saranno rese disponibili senza autenticazione, assumendo che il fruitore, cioè il soggetto che utilizzerà quel connettore, quella API, quindi recupererà quel dato, quell'open data, accetta un comportamento best effort da parte dell'erogatore. Best effort significa dirsi accetta le performance che l'erogatore può garantire senza condizioni a priori. Nell'ipotesi in cui il fruitore invece abbia necessità di andare a chiedere all'erogatore performance specifiche, l'esempio che riporto sulle slide è un determinato carico di utilizzo. Cosa si intende per carico di utilizzo? Il numero di chiamate che io posso effettuare nell'unità di tempo. In quel caso, non è un'esigenza amministrativa, ma è un'esigenza tecnologica. Comunque sarà necessario che il fruitore e l'erogatore concordino questi parametri, perché oltre all'esigenza amministrativa del diritto di accesso c'è un problema di gestione. L'erogatore non sarà mai in grado di avere un'infrastruttura a risorse infinite che possa rispondere a richieste infinite. Quindi in questa seconda opportunità sarà comunque necessario che le parti concordino le performance, gli strati di servizio. Come vi dicevo prima, le linee guida interoperabilità individuano le tecnologie e da oggi individuano fondamentalmente due tecnologie, anzi non fondamentalmente, individuano solo due tecnologie, le tecnologie SOAP e le tecnologie REST. Le tecnologie SOAP nascono anche come eredità del vecchio modello di interoperabilità della pubblica amministrazione, non so se avete sentito parlare, SPCOPI, sistema di cooperazione applicativa, quindi è stata conservata e verrà conservata fondamentalmente per preservare gli investimenti pregressi della pubblica amministrazione e non da meno anche per essere compliance a specifiche tecniche su livelli sovranazionali come quelli europei, dove ancora vengono declinate gli utilizzi dello stack XML. Mentre invece a livello italiano ci stiamo proiettando sulla tecnologia REST,
che permette di effettuare le stesse azioni, rendere disponibili le stesse capacità di SOAP, ma dall'analisi che abbiamo svolto nella redazione del MODI ci siamo resi conto che il REST, non portando un overhead supplementare legato all'XML, comunque riesce a costruire delle interazioni più efficienti. Vi do gli ultimi riferimenti su questa linea guida. È importante comprendere che la linea guida non rappresenta un blocco di disposizioni uniche, ma rappresenta un insieme di elementi obbligatori e suggeriti sulla base delle esigenze della pubblica amministrazione. Come funziona l'utilizzo? Sostanzialmente, come vi dicevo prima, abbiamo individuato pattern e profili che descrivono, sostanzialmente, che vengono individu- che descrivono come implementare determinate necessità. L'esempio che vi ribadisco, gli esempi di prima, per quanto riguarda i parti di interazione, ad esempio, viene indicato nel caso in cui tu debba realizzare una comunicazione sincrona, quali sono gli elementi della tecnologia da utilizzare per realizzarlo. Vengono declinati, come vi dicevo prima, per tutte e due le tecnologie, API, SOAP e API REST. Similmente vengono affrontati tutta una serie di pattern di sicurezza, dove sostanzialmente sulla base dell'esigenza di sicurezza viene esplicitato come utilizzare la tecnologia. Un esempio su tutti è nell'ipotesi in cui in uno scambio tu devi assicurare l'integrità del messaggio, in che modo realizzarlo? Qual è il vantaggio che noi immaginiamo? Il vantaggio che immaginiamo è che utilizzando dei comportamenti standard tecnologici in base all'esigenza si possa avere nel tempo anche una riduzione sostanziale dei costi basandosi sul principio di riutilizzo, perché se io la stessa esigenza la implemento sempre nello stesso modo, ne ottengo che posso riutilizzare codice già prodotto in esperienze precedenti. L'altro elemento fondamentale da chiarire con le pubbliche amministrazioni, lo trovate sempre all'interno di questa linea guida, è la consapevolezza che, avendo impostato il framework sulla base di questo elenco di pattern e profili, non era possibile immaginare a priori di conoscere tutte le esigenze. Quindi Agid, all'interno delle linee guida, ha già previsto un processo di mantenimento iterativo e continuo sui pattern profili, per permettere alle pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui nel set di pattern e profili non riesce a trovare una soluzione al suo problema, sostanzialmente raccogliere l'esigenza e in tempi rapidi costruire delle soluzioni standardizzate per tutte le pubbliche amministrazioni. Nei prossimi mesi Agid ha predisposto e sta per mettere in linea uno strumento che permetterà a tutte le amministrazioni di partecipare a questa gestione di questo processo, quindi partecipare esprimendo la loro esigenza, collaborare nell'individuazione della soluzione, per poi passare allo step conclusivo di rendere standard per la pubblica amministrazione uno specifico pattern o profilo definito insieme. La seconda linea guida che vi voglio raccontare rapidamente, che è necessario tenere presente per l'implementazione di API, è la linea guida sulle tecnologie standard per la sicurezza dell'interoperabilità. La linea guida fondamentalmente affronta tre temi separati. Il primo tema è la sicurezza a livello di trasporto e su questo dà delle indicazioni chiare e prescrittive della pubblica amministrazione. Quindi l'indicazione fondamentale è che tutte le API devono passare sul canale sicuro, quindi devono utilizzare il canale HTTPS o in maniera esplicita HTTP over TLS. In più, nella stessa linea guida sono indicati quali sono le versioni TLS correttamente da utilizzare, quali sono le superscritte, quindi quali sono i set di algoritmi da utilizzare per costruire un canale sicuro. Vengono invece poi descritti quali sono le prescrizioni per garantire la sicurezza a livello applicativo, quindi una volta che ho stabilito un canale tra due macchine, tra un server ed un client, come devo gestire in maniera corretta i messaggi scambiati, ed in particolare vengono indicati quali sono le tecnologie da utilizzare
faccio alcuni esempi, Samele per quanto riguarda il mondo SUAP o Out per quanto riguarda il mondo REST, e vengono indicati gli algoritmi da utilizzare nell'applicazione della sicurezza applicativa. L'elemento fondamentale che voglio indicarvi è che sarà compito di Agid garantire il continuo allineamento delle cyber suite e degli algoritmi da utilizzare in base anche a ciò che deriva dalla conoscenza di vulnerabilità in merito agli stessi algoritmi. Quindi rappresenta, secondo noi, uno strumento utile per le pubbliche amministrazioni, perché in ogni momento potranno fare una scelta in un set preelaborato da Agid che dà garanzie di sicurezza rispetto all'attuale conoscenza delle vulnerabilità diffuse dalle community. L'ultimo elemento importante che sono indicate all'interno delle linee di tecnologie è in che modo le erogatore e fruitore possono andare a costruire un trust, possono andare, permettetemi a dire, a riconoscersi reciprocamente per poter dare accesso alle API. Come vi dicevo prima, esiste ed è avvenuta dopo l'emanazione di queste linee guida una terza linea guida che invece cerca di standardizzare anche questo processo di trust, quindi l'utilizzo dei trust che sono indicati nelle linee guida tecnologie standard per la sicurezza dell'interoperabilità devono essere ad oggi intese come uno strumento accessorio invece all'ultimo tomo che vi sto per raccontare, le linee guida sull'infrastruttura tecnologica della PDD per l'interoperabilità. Queste linee guida fondamentalmente individuano una piattaforma e gli assegnano una serie di funzioni, l'accreditamento, l'identificazione, l'autorizzazione dei soggetti che partecipano all'ecosistema di scambio tramite API e gestisce un modello per sostanzialmente una volta registrati i soggetti, una volta che i soggetti sono identificati, abilitare l'accesso alle API. Questa slide vorrei per il momento saltarla perché vorrei recuperare un po' di tempo perché mi rendo conto che sono andato lungo. Cerchiamo invece di concretizzare tutto ciò che ci siamo detti all'interno del contesto degli open data. Per gli open data fondamentalmente noi abbiamo da dover affrontare una serie di attività. Io ho rappresentato in questa slide per poter distinguere. Fondamentalmente noi abbiamo un'attività preparatoria che è la creazione del dato, la selezione, l'armonizzazione del dato e tutte queste questi tre macro item che io ho qui descritto saranno oggetto delle linee guida open data. Il lavoro che vi ha presentato nel primo intervento Antonio. Mentre invece le API le dobbiamo vedere, come vi dicevo all'inizio, come uno degli strumenti per la distribuzione del dato. Cosa deve fare una pubblica amministrazione per distribuire un dato attraverso un'API? Fondamentalmente deve realizzare tre passi. Un primo passo, assunto che il dataset è stato individuato ed è stato stabilito, sono state inserite le corrette licenze sul dataset, deve sostanzialmente andare a definire qual è la policy di aggiornamento del dataset e deve andare a individuare le tecnologie. Noi suggeriamo di utilizzare tecnologie REST. Una volta che ha fatto questa analisi, si deve preoccupare di sviluppare le API, quindi andare a definire qual è la modalità di accesso, single o bulk. Single significa dare la possibilità al chiamante di effettuare un filtro su una specifica riga del dataset. Bulk significa che si prevede di trasferire in maniera massiva tutto il dataset. Sulla base di questa volontà, su questa opportunità di definire l'API, definire l'IDL, quindi nel caso di REST Open API, e implementare la business logic, cioè andare ad implementare i meccanismi che a partire dal dataset siano in grado di offrire il dataset all'esterno. Logicamente non possiamo non dimenticare che una volta sviluppato la pubblica amministrazione rispetto all'API avrà l'esigenza di pubblicare l'API sul catalogo previsto in PDND, ma permettetemi di dire, io mi piace sottolineare le attività di propria competenza, non dimenticare mai che un oggetto applicativo, un qualsiasi software e un API o un software richiede una continua gestione dell'infrastruttura e mantenere anche le logiche applicative, cioè andare sostanzialmente a verificare se per caso ci siano dei bug, quindi il classico ciclo di vita di un software. Ho quasi finito. Noi sul tema delle API legate ad Open Data tendenzialmente vi
vi diamo alcune raccomandazioni. Quindi la prima raccomandazione è quella di orientarsi verso API REST per delle motivazioni legate alle performance e l'efficienza che è raggiungibile con questa tecnologia, il che significa andare a dichiarare le API tramite OpenAPI 3 e l'IDL utilizzato. Suggeriamo di utilizzare un'architettura interna basata sul pattern CQRS, quindi una volta individuato il dataset Open Data, mai continuare ad utilizzare lo stesso sistema che gestisce il dato con il sistema che espone il dato. Logicamente qui stiamo parlando in quelle casistiche in cui il dataset è di grandi dimensioni, perché l'utilizzo contemporaneo dello stesso storage per la gestione del dato, gestire il ciclo di vita, inserimenti, cancellazioni, aggiornamenti, per effettuare anche il read a tanti fruitori, quindi a tante amministrazioni, a tanti soggetti interessati agli Open Data, potrebbe creare problemi nella gestione e manutenzione dell'infrastruttura. Quindi il disaccoppiamento è un elemento di grande valore tra le azioni di insert delete e le azioni di read. Vi ricordo che all'interno delle linee guida interoperabilità poi esiste un allegato che dà una serie di raccomandazioni, tutta una serie di consigli e suggerimenti, e quelle sono raccomandazioni, quindi non sono obblighi, per le pubbliche amministrazioni per efficientare la produzione delle proprie API. In particolare, tra le raccomandazioni presenti all'interno delle linee guida, ve ne segnalo due. Una è l'utilizzo delle tecnologie di throttling, quindi nel momento in cui voi state creando un dato che è accessibile a chiunque, questa è la caratteristica primaria di Open Data, andare a creare degli strumenti che limitano il numero di chiamate nel tempo. Il throttling è una tecnologia, è un approccio che serve per fare questo, quindi tendenzialmente evitare che un qualsiasi client possa fare infinite chiamate nel tempo. Penso che se qualcuno di voi ha letto gli ultimi giorni, è uno degli attacchi, è sia un attacco da un punto di vista di sicurezza, ma anche un problema per l'infrastruttura, perché non esiste infrastruttura che può reggere un carico infinito. L'altro elemento fondamentale che noi suggeriamo per gli Open Data, considerato che in molti casi il numero di righe che partecipano al dataset è elevato, è di ottimizzare la banda applicando tecniche di compressione e paginazione. Anche qui, sempre nelle raccomandazioni, troverete dei dettagli tecnici su come implementare queste azioni. Io vi chiedo scusa per aver preso qualche minuto in più, ma il tema è veramente ampissimo, quindi questo è semplicemente uno snapshot, una visione d'insieme per comprendere come approcciare l'esposizione di Open Data tramite API. Grazie Vincenzo per la panoramica. Io prendo veramente qualche minuto per presentarvi la consultazione, però a questo punto avremo modo di approfondirla anche negli interventi successivi. La cosa più importante in relazione a questa consultazione è quello che è stato detto negli interventi precedenti, ossia l'importanza di partecipare, l'importanza per tutti voi che trattate queste tematiche e che avete anche un'esperienza sui temi di contribuire. Presentando le vostre proposte, i vostri suggerimenti che possono servire a migliorare questo lavoro che, come è stato raccontato, è il frutto del lavoro di un gruppo di lavoro, punti di vista diversi, ma che non può che essere arricchito in questa fase di consultazione. Inserisco qua in chat il link che è presente anche nelle slide, che è quello che vi dà accesso alla consultazione nella piattaforma Partecipa. Diciamo, veramente, visto il poco tempo a disposizione, quello che vi racconto sono le fasi in cui si articola questa consultazione. Quella che abbiamo oggi è la fase, la fase informativa. Abbiamo voluto sviluppare questa consultazione, veramente seguendo le linee guida, sulla consultazione per favorire nella miglior maniera possibile la partecipazione. Quindi,
Una fase informativa che è abbastanza prolungata. Questo webinar fa parte della fase informativa perché dà le informazioni utili per entrare negli argomenti che sono trattati nelle linee guida e quindi insomma farsi un'idea, formulare delle proposte e contribuire. Quindi la fase informativa sarà attiva da oggi fino al 5 giugno, mentre dal 6 giugno all'8 luglio sarà possibile inserire i propri contributi come proposte alle diverse sezioni delle linee guida che verranno pubblicate proprio in quest'ambiente su Partecipa, che sarà l'ambiente dove viene fatta appunto la fase informativa, la fase di raccolta dei contributi e la fase di restituzione dei contributi raccolti in un report conclusivo che racconterà quali sono i contributi che sono pervenuti e quali sono e come sono stati recepiti. Tutto è assolutamente trasparente, quindi chi si collega avrà la possibilità di vedere quali sono le proposte che già sono state sottoposte e quindi eventualmente rafforzarle e integrarle. Quindi la fase di raccolta delle proposte si aprirà il 6 giugno. Il 1 giugno abbiamo in programma un altro webinar che approfondirà ulteriori aspetti, ulteriori novità delle linee guida e quindi magari in quell'occasione torneremo anche sulla struttura della piattaforma. In questo momento è disponibile la sezione materiali di approfondimento che contiamo di integrare nei prossimi giorni, inserendo qua tutti quelli che sono i materiali utili che possono servire appunto ad approfondire le tematiche trattate nelle linee guida. Come ha anticipato Antonio, la consultazione sarà disponibile su tre diversi canali per favorire la maggiore partecipazione possibile, quindi anche su Docs Italia e anche sul template conforme a ISO. Ovviamente daremo notizia della disponibilità di questi canali sia all'interno di questa piattaforma sia attraverso i soliti canali attraverso cui diamo informazione sulle attività in corso. Nel caso ci fossero problemi di accesso o perplessità su come partecipare, c'è tutta una serie di riferimenti utili che trovate all'interno della consultazione. Questo è giusto un flash rapido per raccontarvi di che cosa si tratta. Comunque trovate nelle pagine indicate i riferimenti all'attività. A questo punto, anche se siamo in ritardo, darei la parola a Laura Garbati prima e Antonio Rotondo poi per rispondere a alcune domande che sono arrivate a cui sarebbe utile rispondere per chiudere questa carrellata. Grazie, Laura. Grazie a voi tutti. Per quanto mi riguarda, ho visto, notato una domanda relativa alla possibilità di avere degli esempi virtuosi di riferimento. Intanto grazie, ed è peraltro un profilo non solo importante, anche che abbiamo pensato proprio perché l'idea, sempre con quell'approccio operativo, sarebbe anche fornire il più possibile strumenti di ispirazione, quindi clausole, standard, esempi, e si sta valutando, magari con un timing un pochino disallineato, anche l'elaborazione di guide operative che vadano proprio in questo senso, quindi con degli esempi, dei modelli. Clausole contrattuali verso il fornitore che magari sviluppa il servizio, gestisce il database, per cui come per il software bisogna gestire la consegna del database in un certo modo e al tempo stesso anche esempi e clausole delle modalità più semplici per gestire l'attribution nelle varie condizioni. Addirittura, questo è un profilo che va oltre, si era pensato addirittura e poi chissà nel futuro a una specie di piccolo logo, cioè copiare un pochino il modus operandi e sviluppare delle Creative Commons per creare un ambiente apprensibile immediatamente per la pubblica amministrazione, che qui sarebbe un tema importante che ovviamente non è qua il tempo, lo cito solo così perché anche queste licenze e le relative condizioni nascono in un contesto in cui non c'era una normativa che diceva a determinati soggetti c'è un obbligo di rilasciare, qui alcune cose come lo share alike è garantito normativamente. Comunque sì. Cercheremo senz'altro di fornire dei supporti più pratici possibili, incluso esempi. Grazie. Laura, Antonio, se puoi intervenire tu e chiudere questo. Sì, c'era una domanda di Carlo
Claudio Artusio relativamente alla tariffazione, quindi chiedeva se le linee guida toccheranno il tema della definizione di criteri per stabilire quando un ente pubblico ricada nella casistica degli enti che devono generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi e se c'è, sì, se ci saranno in sostanza le indicazioni sulla tariffazione. Sì, un paragrafo del capitolo che riguarda gli aspetti legali di costo è proprio dedicato alla tariffazione. Tra l'altro, richiamando, diciamo che il principio, generale, come era richiamato anche nella domanda, è che, tutti i dati devono essere aperti gratuitamente. Questo è l'approccio principale che deriva dalla direttiva e ovviamente dal decreto. Ci possono essere casi di applicazione di costi marginali o anche dei costi relativi ad amministrazioni che, come dicevo, fanno business su questi dati, ma diciamo, siccome questa indicazione c'era già nelle precedenti direttive, non abbiamo casi in Italia che abbiano applicato costi, ma almeno noti e comunicati ad Angel, che abbiano applicato costi marginali. Però, dicevo, nelle linee guida ci sarà un paragrafo dedicato alla tariffazione. Tra l'altro nel paragrafo richiamiamo la comunicazione della Commissione europea che dà indicazioni su questi aspetti, che però è del 2014 ed è riferita alla precedente direttiva, che però almeno anche di alcuni concetti che sono cambiati nella nuova direttiva e alcune terminologie introdotte nella nuova direttiva, per i costi marginali sono indicazioni che possono essere ancora valide. Anche su questo, diciamo, qualsiasi contributo che possa derivare dalla consultazione pubblica è anche qui ben accetto. Comunque, in sintesi, confermo che ci sarà anche la trattazione della parte che riguarda la tariffazione e dei casi che possono applicare, diciamo, costi marginali e costi, altri tipi di costi previsti dalla direttiva. C'era una domanda, non so se Vincenzo vuole rispondere, così chiudiamo le domande. Rispondere così chiudiamo le domande. Sì, Antonio, allora vedo che ci Aspetta. sono due domande. Una, Aspetta. Sì. non so se mi Vai. sentite, quindi una prima domanda del dottor Luigi De Rosa, in cui mi si chiede: la condivisione del codice naturalmente implica che debba essere disponibile in forma open source. Questo non riguarda l'IPA, sì, in generale ogni codice deve essere realizzato ad hoc per la pubblica amministrazione, deve essere disponibile tramite open source. Per quanto riguarda l'IPA, vi ricordo che l'obbligo è di dichiarare gli IDL, quindi per quanto riguarda REST, l'open API. L'open API di sua natura non è codice, è una descrizione formale di come fare le request e quali saranno le response di quell'oggetto. Quindi in quello per sua natura quello non è perfettamente codice. Poi viene fatta una domanda sull'utilizzo di CCAN. Sì, le interfacce prodotte da CCAN nelle GET, cioè sostanzialmente per gli strumenti di consultazione della SET, sono compliance, le linee guida, interoperabilità. L'esigenza per la pubblica amministrazione invece è quella che vi dicevo, cioè una volta prodotta l'API va registrata nel catalogo delle API gestito all'interno della PD&ID, quell'azione è un'azione che va fatta al di fuori di CCAN, quindi è possibile prendere l'endpoint di CCAN e dichiarare un API intorno a quell'endpoint, logicamente decorandolo con la descrizione formale dell'IDL, quindi nel caso di API REST, che sono quelle che vengono esposte da CCAN attraverso sostanzialmente la descrizione formale dell'Open API che individua come funziona quell'API, quindi quali sono le request e quali sono le response. Io non trovo altre. Mi sembra che abbiamo visto tutto, ci scusiamo ancora per il ritardo, speriamo di rincontrarvi nei prossimi appuntamenti. Grazie, grazie mille e buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti.